Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo di Umbrella Academy stagione 4 che ho avuto la possibilità di vedere in anteprima qualche giorno fa e quindi ecco qui la recensione al giorno d'uscita. Domani tra l'altro arriverà anche il video spiegazione del finale. Mentre oggi parleremo della serie senza spoiler all'inizio con una piccola parte spoiler verso la fine che quindi vi invito a non vedere se non avete ancora recuperato i 6 episodi di questa stagione. Stagione conclusiva, dopo di questa non ce ne saranno più, non ci sarà nemmeno la serie spin-off sugli Sparrows che era stata più o meno annunciata tempo fa, ma da qualche settimana invece è stata cancellata a causa di, credo, mancanze di budget e penso che questa sia anche la causa del numero ridotto di episodi in questa quarta stagione. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti, Instagram, TikTok, Letterboxd e X, c'è anche il codice ilpensiero4 da usare su Pumpling per avere un paio di calze gratis a scelta e iniziamo. Allora, come primissima cosa io ammetto di non aver ricordato subito cosa fosse successo alla fine della terza stagione. Sì, ricordavo che avevano perso i poteri, ricordavo che Hargreaves era tornato in vita perché appunto una variante di un'altra dimensione, però ho comunque dovuto riguardare gli ultimi 2 episodi della terza per poter rientrare un po' nel mood. Mi ha fatto un po' male riprendere la terza stagione perché me la ricordavo nettamente migliore, ho notato più cose che mi hanno fatto storcere il naso, come per esempio anche che sia la CGI, e quindi in parte avevo paura di iniziare questa quarta per evitare di trovarmi davanti un qualcosa che non mi sarebbe piaciuto. E invece comunque devo dire che l'ho apprezzata e il finale gioca una grandissima parte sicuramente in questo l'ho apprezzata, perché fino al penultimo ultimo episodio diciamo che ero un po' sullo stesso mood della terza stagione. Sì, dai, carina, però niente a confronto delle prime 2 stagioni che per me sono insuperabili. Anche questa quarta si posiziona sotto le prime 2, ma sicuramente sopra la terza grazie a questo finale che mi ha veramente stupito. Una cosa è sicura, questa quarta stagione è riuscita a farmi rimanere affezionato ai personaggi, cosa che avevano fatto anche le 3 stagioni precedenti, tanto da farmi acquistare anche i 3 volumi della graphic novel che ho letto, totalmente diversi dalla serie Netflix, quindi non aspettatevi di trovare la stessa storia, però comunque vi lascio i link in descrizione se foste interessati a recuperare il materiale originale. Al centro di The Umbrella Academy ci sono sempre state le linee temporali parallele, dimensioni parallele, multiversi. Ma al momento sappiamo che c'è un po' la febbre da multiverso, tutti fanno il loro multiverso, tutti parlano di multiverso e la cosa, soprattutto in questa quarta stagione, è più preponderante. Ho apprezzato il fatto che sia stata inserita una retcon, perché credo sia una retcon quella principale che scaturisce il tutto, tutta la stagione. Non credo fosse nei piani fin dalla prima serie, però l'ho apprezzata. Una cosa che invece non ho apprezzato assolutamente è il modo in cui hanno risolto il finale della terza stagione, in cui appunto i ragazzi si trovavano senza poteri. E in questa quarta stagione, per fargli tornare i poteri, abbiamo semplicemente Ben che li inganna e gli fa tornare i poteri con la Durango, la Marigold, viene chiamata in 2 modi in questa stagione. Tra l'altro c'è un timeskip di 6 anni e non ci fanno vedere tantissimo della loro vita umana, se non quello che di cui si occupano adesso. Un risvolto un po' troppo facile quello scelto per questa stagione, per far riemergere lo status quo. Come ho già detto, la CGI della terza stagione mi spaventava e speravo che questa quarta stagione, con soli 6 episodi, quindi 4 in meno in confronto alle altre stagioni, avesse una concentrazione maggiore del budget anche per quanto riguarda la CGI. Il sangue è sempre pessimo, quello sì, però alcune scene d'azione mi sono piaciute tanto e credo che arrivando agli ultimi episodi si capisca dove abbiano speso la maggior parte del budget per gli effetti visivi. È innegabile che, per chi l'ha vista, quella cosa è fatta molto meglio di tutto quello che abbiamo visto nelle altre stagioni della serie, ma anche in questa quarta. La serie, oltre a farmi riaffezionare i personaggi, non mi ha annoiato, questo è uno dei pregi sicuramente di tutto di Umbrella Academy, non solo di questa quarta, anche se la terza l'avevo trovata un po' inferiore alle altre 2, ai tempi soprattutto l'avevo apprezzata perché mi aveva veramente tanto intrattenuto, stessa cosa questa quarta, con qualche piccola magari caduta di stile, che sia anche l'obbligo di dividere il gruppo, perché parlare, presentare i personaggi totalmente in gruppo, sempre in gruppo è difficile in una serie di questo tipo, e quindi dividerlo in vari incarichi e sottotrame. Ecco, alcune di queste sottotrame, alcuni di questi incarichi non mi sono piaciuti, per esempio quello che hanno Luther e Diego, quello l'ho trovato in più. Anche quello di Klaus sinceramente l'ho trovato molto superfluo, quasi a togliere spazio alla vicenda principale della serie, che sembra molto importante, soprattutto perché costruendo man mano con gli episodi la minaccia che verrà si capisce che ci sarebbe bisogno di dare più spazio a quella storyline invece che ad altre secondarie. I villain di facciata, perché poi alla fine il vero villain è sempre l'Apocalisse in ogni stagione di The Umbrella Academy, non dico che mi abbiano fatto schifo, ma si capisce che sono comunque dei villain solo di facciata, che sì, fanno il loro, ma non è che andando avanti abbia sentito la loro minaccia.
Come ho detto all'inizio del video, non mi sarei mai aspettato il finale in questo modo. Per me è veramente un finale coraggioso e non vedo l'ora di poter pubblicare il video domani per poterne discutere tranquillamente tutti assieme nei commenti. Per alcuni potrebbe anche sembrare un po' scontata come conclusione, per me non lo è, perché non me la sarei aspettata. Appunto, magari sono io il problema e magari c'erano delle avvisaglie già dal primo episodio, però per me è stata veramente una svolta, soprattutto contando il modo in cui è iniziata questa stagione. Si scoprono comunque diverse cose importanti per l'ecosistema di The Umbrella Academy, per i personaggi soprattutto, e la sequenza finale, più la piccola post-credit, perché sì, c'è una piccolissima scena dopo i titoli di coda, mi hanno distrutto. Lo dico tranquillamente. Ma ragazzi, se non avete visto ancora i 6 episodi di The Umbrella Academy stagione 4, uscite dal video perché fra poco inizierò a parlare della serie entrando più nei dettagli, quindi prima di salutarci vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Letterboxd e X, c'è anche il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per un paio di calze gratis a scelta, e gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1... La retcon di cui parlavo nella parte no spoiler credo sia il legame tra Jennifer e Ben, che non viene spiegato benissimo, ok? Che magari lasciano allo spettatore modo di crearsi la propria storia, però è una spiegazione che manca all'interno della narrazione. O almeno io non l'ho recepita, magari l'hanno detta e io me la son persa, non so per quale motivo. Io mi sono fatto anche una mezza teoria, perché magari tra quei 43 bambini nati con i poteri quello stesso giorno a quella stessa ora c'era appunto anche Jennifer, ma era la sorella di sangue di Ben. E quindi questo legame, il fatto che comunque lei sia stata trovata dentro un calamaro gigante e Ben è un calamaro, o anche solo il fatto che loro toccandosi e avendo un rapporto, perché comunque all'interno della serie hanno anche un rapporto sessuale, la catarsi, il mostro finale fatto bene in CGI e appunto il budget credo l'abbiano speso solamente per quello, alla fine quel mostro, quella pulizia, quell'apocalisse è una metafora per il rapporto incestuoso tra i due. Però questo è un po' un overthinking che ho avuto in quel momento, non è assolutamente detto dalla serie, almeno credo. Prima di parlare del finale, anche se ho citato la catarsi, vorrei dire che sì, la serie è divertente, ma alcune volte ripete un po' troppo allo sfinimento alcune gag. Per esempio, Baby Shark. Quante volte puoi cercare di far ridere con Baby Shark in continuazione? Poche, forse una volta e neanche. Tra le tante cose che si scoprono, non solo nel finale, abbiamo anche la vera morte di Ben, che non era ancora conosciuta in teoria all'interno della serie, perché è stato proprio Hargreaves ad uccidere Ben con la Jennifer dell'universo principale, perché c'era appunto questo collegamento, questo legame tra loro che avrebbe distrutto l'intero universo. E per me, anche se non è la cosa più originale che abbia mai sentito, è bello proprio il concetto che il mondo finisce ogni volta, il mondo viene distrutto ogni singola volta in ogni singola linea temporale, perché qualcuno, e questo qualcuno è Reginald Hargreaves, ha cercato di salvarlo. L'Umbrella Academy non doveva esistere, infatti a fine serie muoiono tutti, anzi anche peggio, come dice 5, non sono mai esistiti, non se li ricorda nessuno, a parte magari la post-credit, perché quella mi ha fatto veramente venire un po' il brividino con quei fiori gialli, 8 come 8 i sacrificati dell'Umbrella Academy. Bellino, bellino, comunque un finale che approvo quasi totalmente. Mi è piaciuta molto la sequenza in cui loro sono a cerchio all'interno dell'Academy, anche se in un altro universo, e si prendono a parole con amore. Sotto il punto di vista attoriale sono stati anche abbastanza bravi in quel momento, anche perché credo ci fosse un po' di emozione dagli stessi attori nella vita reale ad abbandonare tutta questa storia, perché effettivamente dopo questa stagione non si rincontreranno più tutti sul set. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di questa quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy. Se volete fare spoiler, mi raccomando, scrivete prima spoiler, poi lasciate qualche spazio e scrivete lì il messaggio per non rovinare la serie a chi ancora non l'ha vista. Ringrazio Netflix per avermi dato la possibilità di vedere i 6 episodi in anteprima e niente. In descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Pumpling, codice il pensiero 4 per un paio di calze gratis a scelta, e ci sono anche i link per i 3 volumi di The Umbrella Academy, la graphic novel originale. E ragazzi, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!